Poracci, bravissimi, perché avete riconosciuto uno dei pochi giochi di Mario a non essere proprio un capolavoro. Il primo a scrivere il nome corretto è stato Luigi the Pooper e Mattia ha creato invece il crossover definitivo, Super Mario Olivetti's Fury. Un applauso anche a Dark per aver citato Typing of the Dead, capolavoro indiscusso. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi. Kyoko, tanondava. Ryokai. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi in modo ricchissimo. Oggi parleremo dell'ennesima sconfitta subita da Wii U, di nuovi rumor riguardanti un possibile Direct a febbraio e anche di nuove acquisizioni che potrebbero seguire all'acquisto di Bungie. Sapete invece cosa rimarrà sempre indipendente? Beh, l'armata Poraccia, che è in marcia verso la conquista non violenta di YouTube Italia per la fondazione del Poroverso. E non so se lo sapete, voi ne fate parte. Quindi mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche e seguitemi anche in live, perché sto per annunciare dei grandi cambiamenti. Trovate tutti i link necessari in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo e in particolare con un aggiornamento sullo stato del canale di Jill Vasanner, di cui avevamo parlato in apertura di settimana. Nintendo sembra ormai aver vinto la sua personale battaglia contro il freebooter musicale. Dopo i 1300 richiami per infrangimento di copyright che hanno costretto Jill Vasanner a eliminare altrettanti video dal canale, ne sono arrivati altri 2200, portando il proprietario del canale a una drastica decisione, per quanto ormai inevitabile. A partire da venerdì prossimo il canale verrà definitivamente chiuso, facendo sprofondare nell'oblio digitale uno dei più grandi archivi delle colonne sonore di Nintendo. Quindi, fossi in voi, finché siete in tempo, magari mi salverei qualche video. Proprio in queste ore stanno uscendo le prime recensioni di Dying Light 2, attesissimo open world ad opera di Techland. Purtroppo lo sforzo degli sviluppatori polacchi non sembra aver convinto appieno la critica. Seppure le recensioni siano per la maggior parte positive, il consenso generale è che si tratta di un'avventura dalle ottime premesse, ma che poi si perde nei classici tranelli della struttura open world, con una trama poco interessante, gameplay tendente al ripetitivo e un sistema di progressione non proprio convincente. A salvare il tutto ci pensa però un sistema di movimento eccellente, uno dei migliori simulatori di parkour in circolazione. Ma basterà questo a giustificare il prezzo pieno? Ieri gli autori di Shovel Knight hanno tenuto una sorta di mini direct intitolato Presents, una presentazione che ha visto tre importanti annunci. Il primo è il reveal di una nuova IP, Mina di Hollowware, che sarà un action adventure alla Castlevania, ma con un'estetica e un motore di gioco che ricordano i giochi di Zelda su Game Boy Color. La campagna Kickstarter ha raggiunto il suo primo obiettivo, ma siete ancora in tempo per contribuire alla realizzazione dei goal aggiuntivi. Secondo annuncio, Pocket Treasure riceverà una free update e tre nuovi DLC che espanderanno ulteriormente il puzzle game, con modalità online, supporto alle mod per PC e nuovi personaggi giocabili. In ultimo, il prossimo gioco della serie Shovel Knight, intitolato Dig, che sarà una sorta di dungeon crawler roguelite, è entrato nelle fasi finali di produzione, anche se la data di uscita ancora non è stata comunicata ufficialmente. E voi siete fan delle produzioni Yacht Club? Ma passiamo alle notizie del giorno. Nonostante il periodo molto complicato per l'industria dei videogiochi, PlayStation 5 continua ad essere una delle piattaforme più desiderate dall'utenza. E i dati di vendita relativi al primo anno di commercializzazione parlano chiaro. La console di Sony è un successo, tanto che è riuscita a battere già le vendite complessive di Wii U. Se andiamo infatti a prendere i dati relativi al periodo che va da novembre 2020 fino a dicembre 2021, la PS5 ha venduto oltre 17 milioni di unità, un numero che fa impallidire i modestissimi 13,56 milioni complessivi di Wii U vendute dal suo lancio, ovvero fine 2012, fino a dicembre 2019. Tutto questo ricordandoci che, per i problemi riscontrati nelle fabbriche dove vengono prodotte le console Sony e non solo, l'azienda giapponese non è riuscita a soddisfare la domanda dell'utenza e a conti fatti la console è praticamente impossibile da trovare sin dai primi giorni di commercializzazione. Cerchiamo però di contestualizzare ulteriormente questo successo. Nello stesso lasso di tempo, PS4 aveva già oltrepassato le 20 milioni di unità, mentre Switch continua a mantenere saldo il distacco dalla concorrenza con le sue oltre 100 milioni di unità piazzate, nonostante
nonostante un calo di vendite rispetto all'anno precedente. Fa strano, insomma, pensare che solo una generazione di console fa, Nintendo era completamente impantanata in un progetto fallimentare, per quanto affascinante, e che la situazione oggi è diametralmente opposta. Secondo voi PS5 riuscirà ad avvicinarsi ai numeri di Switch? Bene, poracci, torniamo a parlare di Nintendo Direct e possibili reveal, perché tutti gli astri sembrano essersi allineati, e a mio avviso una presentazione di Nintendo a febbraio è sempre più probabile. Non so voi, ma io ogni pomeriggio aggiorno ogni ora il Twitter di Nintendo per vedere se ci sono degli annunci a sorpresa. Comunque questa volta è il turno di Monolith Soft e di un probabile reveal del loro nuovo gioco. Scopriamo perché. Le speculazioni nascono tutte a partire da due avvenimenti principali. Del primo ne avevamo già parlato in occasione di Chrono Cross e del tweet di Yasunori Mitsuda, storico compositore della serie Xenoblade, che spera di poter annunciare il suo prossimo lavoro nel mese di febbraio. Il secondo avvenimento è il totale restyling del sito di Monolith, che secondo alcuni nasconde degli indizi molto interessanti. Tutti i copyright sono stati aggiornati al 2022, prima erano fermi al 2017, e tutte le news presenti sul sito sono state archiviate e ora è possibile leggere solo 4 notizie. In una di queste viene affermato che il 28 febbraio i profili social di Monolith Soft Kyoto Studio e Monolith Soft saranno accorpati in un unico account. Per molti, tutti questi aggiornamenti sarebbero in preparazione di un annuncio imminente, in modo da poter avviare in modo efficiente la campagna pubblicitaria per la nuova produzione. Il team infatti è al lavoro su un grande progetto a partire dalla chiusura dei lavori su Xenoblade Chronicles 2 e in questi 4 anni sappiamo che ha fornito supporto su produzioni AAA della grande N. Magari con la chiusura dei lavori su Breath of the Wild 2, Nintendo potrebbe essere pronta ad alzare il sipario sia sul nuovo capitolo delle avventure di Link, sia sul nuovo Xenoblade. Che sia questo l'annuncio di cui si parlava nella rivista giapponese in occasione del 30° anniversario di Kirby? Capite bene che con due bombe del genere, il Direct sarebbe l'occasione perfetta per mandare in hype tutta quanta la community. Voi poracci cosa ne pensate? Vedremo il Direct a febbraio? E per chiudere riprendiamo il discorso delle acquisizioni da parte di Sony e anche di Microsoft. Visto che questi sono giorni di grandi stravolgimenti per il mercato videoludico e a quanto pare i cambiamenti non sono ancora terminati. Abbiamo infatti la conferma ufficiale di un esecutivo Sony, Hiroki Totoki, che l'acquisto di Bungie è stato fatto in ottica di espandere la libreria dei PlayStation Studios anche nel campo dei giochi live services, ovvero i titoli online a supporto continuo. Numerosi studi interni si avvarranno delle abilità di Bungie per cimentarsi in territori inesplorati e si parla addirittura di 10 nuovi live service in sviluppo tra le fila di studi importanti come Naughty Dog. Inoltre, Jeff Keighley, che è un po' la suocera impicciona del mondo del gaming, sta ovunque, ha affermato su Twitter di aver ricevuto conferme da diverse fonti che in ballo ci sono altre importanti acquisizioni pronte a scombinare gli equilibri del mercato. Microsoft compra Ubisoft, Sony compra Square, Microsoft compra Square che compra Sony, Nintendo compra Nintendo? È praticamente impossibile fare pronostici del genere, ma io più che altro mi farei una domanda. Siamo sicuri che questi grandi agglomerati facciano bene al mondo del gaming? E questo poracci era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per discutere assieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a questa sera, in live alle 21:30 o magari a domani per un nuovo video. In ogni caso, mi raccomando, fate i bravi, riposatevi, ma soprattutto nerdate duro! Io sono il Poro Wii U, Michele Direct, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa!